Buongiorno, oggi facciamo un'altra ricetta povera che non costa molto, ma buonissima. Io queste ricette povere le farò sempre perché io sono umile e così rimarrò. Allora, oggi sapete a chi andiamo a mettere proprio al primo posto, proprio a mettere in evidenza? Un piatto di due attori che a me piacciono tantissimo, Bud Spencer e Terence Hill. Perciò oggi andiamo a fare i fagioli alla Bud Spencer e Terence Hill. Per fare quei fagioli lì, io non mi calcolo adesso le cose per due persone, tre persone, io mi calcolo direttamente una bella padella perché ce la mangiamo direttamente nella padella, come facevano nel film. Allora, potete prendere direttamente 800 grammi di fagioli, o li, insomma, li cuocete voi e poi li, insomma, li colate, oppure prendete pure i barattoli di fagioli, va bene uguale. Poi ho fatto una cipolla tritata, carota, quattro salsicce che ho tolto il budellino, insomma, e me le sono sbriciolate, una passata di pomodoro rustica, un peperoncino, due rametti di rosmarino, un bicchiere di vino bianco, olio, amore, cuore, passione e tanta umiltà, che se non volate ascoltare, a cominciamo a fare di gamma, che già tengo fama proprio all'infinito, vai! Voglio oggi vi faccio proprio a ricreare. Allora, in questa bella padella grande, mettete olio extravergine, almeno 3-4 cucchiai, e mettete la salsiccia sbriciolata a rosolare. Guardate qua, che com'è bella, mamma mia. Insieme alla salsiccia mettete anche due rametti di rosmarino. Voglio, mo qua, fatela proprio rosolare proprio per bene, proprio veramente fenomenale. Quando sta cominciando a rosolare, ok? Incominciate a mettere anche carota e cipolla tagliata fine fine. Così facciamo appassire carote e cipolla, nel frattempo che poi che viene insomma soffritta bene 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 la cipolla. Quando vedete che le carote e le cipolle si sono ammorbidite, togliete il rosmarino e naturalmente la salsiccia è ben rosolata e sfumate di vino bianco. Mi raccomando, quando mettete il vino bianco fatelo evaporare per bene, così esce tutta l'acidità e viene proprio un sapore unico. Quando il vino è evaporato del tutto, ci mettete la passata di pomodoro, che io ho scelto quella là rustica, quella lì un po' più polposa, non quella lì proprio liscia, perché deve essere un pochettino più buona, insomma, si deve sentire il pomodoro in bocca. E fate, insomma, cuocere il pomodoro, ci mettete un po' di sale, io poi qui ci metto anche un pizzico di pepe, ma giusto poco. Poi ci metto il peperoncino che mi sono tagliato a fettine. E fate cuocere tanto bello. Mi raccomando, se avanza del pomodoro insomma, nella bottiglia o nella ciotola, mettete acqua e non facciamo sprechi perché non si butta mai niente in cucina. Adesso fate cuocere per all'incirca una decina di minuti. E proprio alla fine, quando il pomodoro, insomma, già co ha cotto, insomma, è cotto per 10 minuti, ci mettete i fagioli già lessati dentro e lasciate cuocere per altri 5 minuti. Fino a quando non diventa una crema proprio esagerata, e vi faccio vedere che veramente va ricreata. E se è vero che anche gli angeli mangiano fagioli, allora ce la mangia pure lui. Voglio, guardate che cremosità, è gammia. Mamma mia, voglio. E se è vero che anche gli angeli mangiano fagioli, allora anche noi dobbiamo mangiare. Voglio. Mo' è arrivato il momento dell'assaggio. Però aspetta un attimo, sapete come faccio? Non faccio spezza, vedi? Pizzi, ma e a bussare, che stai soffrendo, però due fagioli, vieni a qua, facendo vedere, pochi sughetti, pochi salsiccia, ti, vado a cavà. Hai fatto prima i miei. Non stiamo a rubare, non stiamo. Vado a cavà, ma è bello, a scappetto, mamma mia, aiuto, e che sapore, è emozionante, grazie veramente a tutti coloro che ci seguono. Ragazzi, queste sono le ricette che io vado orgoglioso di essere un cuoco, veramente, perché le ricette più povere, le ricette quelle là che costano poco, sono le più belle. Aiuto, un abbraccio, ci vediamo alla prossima, i fagioli alla Bud Spencer e Terence Hill. Ciao, aiuto, seguite la mia pagina, Luigi Scotti, Chef in Famiglia.